vista. Per cui davvero l'effetto che fa a chi lo mette in scena, e è voluto che lo faccia anche a chi lo guarda, lo ascolta, lo spettacolo, è quella di stare dentro un frullatore. Perché anche questo il corollario espressivo, diciamo così, di un secolo in qualche modo inafferrabile. E in questo Urednik, che è molto debitore al Kraus, dal sarcasmo disperato degli ultimi giorni dell'umanità, in questo ha un tratto di originalità rispetto al modello, perché rinuncia ad un'ambizione di controllo. Kraus è mirabile nella capacità di costruire una architettura titanica, marziana, no? In qualche modo parafrasando la sua dicitura che sta in epigrafe, in enfasi al testo di Gli ultimi giorni dell'umanità: bisognerebbe metterlo in scena in un teatro di Marte. E questa architettura, hai la sensazione nettissima che l'autore abbia l'ambizione e tutto sommato riesca in qualche modo a tenere insieme i pezzi, cioè senti che la voce narrante ha in mano un pallino di controllo su quello che avviene e che viene portato in scena, dato dal fatto anche che non rinuncia a una struttura drammaturgica classica: ci sono dei personaggi, ci sono delle situazioni, eccetera eccetera. Qui no, qui c'è la furia della lista, la furia della lista e la potenza della lista, per cui all'osservatore e al lettore viene richiesto un impegno suppletivo di presa di posizione. Cioè chi ascolta, come chi legge Europeana, mi auguro chi vedrà anche lo spettacolo, è costretto in qualche modo a costruirsi un suo percorso, perché quello che fa l'autore è proporre un sistema di associazioni in cui tutto si tiene, da Barbie alla carta igienica, all'interpretazione dei sogni, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, eccetera. Ma i ponti tra l'una e l'altra cosa, la raffinatezza o meno con cui si colgono determinati paradossi, sta a chi, tra virgolette, subisce il testo. E dico subisce perché in questo vortice sei trascinato quando leggi il testo, e ripeto, lo spettacolo è costruito perché lo stesso effetto in qualche modo si replichi in chi lo guarda. Quello che si è tentato di fare è proprio restituire quest'anima da frullatore, e l'immagine dell'elettrodomestico è quanto mai pertinente, visto che anche quelli vengono ampiamente elencati nella loro evoluzione all'interno del XX secolo. Sono i nostri compagni di vita del XX secolo. Esatto, al pari, tra virgolette, di cumuli di morti, al pari di animali che perdono il loro status domestico e ne acquistano un altro di attrazione in qualche modo zoologica, al pari di miliardi e miliardi di oggetti che possono stare o nella discarica o nell'uragano della storia. Ma poi in questi 50 o 60 minuti che sono quelli dello spettacolo, il pallino ce l'hai tu veramente, l'oggetto di attenzione sei tu. Io ti domando, come ce le servi nel bicchiere queste 156 pagine? Che fai? Le leggi, le interpreti, le reciti a memoria, le canti, visto che c'è anche un musicista in scena? Molto sarà dato anche dalla sensazione del momento, perché con Marco Atlak, che è intimamente urednekiano, nel senso che a me è molto piaciuto lavorare con Marco, perché data una struttura molto precisa e un percorso, una direzione precisa, le scelte che abbiamo fatto insieme, poi in scena può succedere abbastanza di tutto nel momento in cui si va su. L'intento è quello intanto di manifestare un rapporto con il testo, nel senso che gran parte del materiale viene letto, ed è una scelta in qualche modo poetica, tra virgolette, nel senso che la costruzione registica tenta di restituire in qualche modo il dispositivo fondamentale della scrittura di Urednik, di restituire radicalmente come funziona il testo. Quindi che ci fosse esplicitato in scena il rapporto corpo a corpo tra attore e pagina era essenziale. Corpo a corpo, una parola, un'espressione che a Lino piace molto, e torneremo altre volte su questi corpo a corpo. Esatto, un po' per una verve agonistica che viene da un passato sportivo, un po' perché... Rugbistico, vero? Esatto, dove il corpo a corpo è proprio essenziale. Infatti a un certo punto smetti, come è successo a me, perché non lo reggi più. O meglio, perché passi a un corpo a corpo diverso. L'idea del corpo a corpo è teatralissima, perché, e lo sappiamo tutti quelli
che sono qui per amore, per un verso o per un altro, del teatro. Il teatro è un fatto fisico, il teatro è un fatto che se non è in presenza non è. E siccome questo è un testo che costringe un corpo a corpo agonistico il lettore, lì sta tanta parte della sua potenzialità teatrale effettiva. Quindi quello a cui primariamente assisterete è un corpo a corpo disperato tra il sottoscritto e questo enorme vorticoso frullatore. Se dovessimo dargli un'etichetta, però, sarebbe quella di reading, penso, no? O qualcosa. Sì, o monologo concerto, ecco. Vista la presenza fortissima anche della musica. Ho visto e so che reading, monologo e concerto ti piacciono moltissimo, al di là, insomma, del fatto che giri anche in tournée con degli spettacoli, insomma, canonici, ecco. Forse anche perché il reading, l'occasione di lettura, dà a un attore moderno, un attore contemporaneo, uno spazio di manovra maggiore dentro il sistema del teatro italiano. Il sistema teatro italiano vive anche di molte delle sue eredità, commedie dell'arte, compagnie capocomicali, quindi quelle lunghissime tournée che ti portano dal teatro di Bolzano al teatro di Catania, scavalca montagne, le piazze e così via. Invece muoversi dentro la logica delle letture fatte sera per sera, insomma, incrementa anche, dà valore a quella versatilità dell'attore contemporaneo, che è una delle cose che ti piace sottolineare di più. Assolutamente. E poi se ritorniamo proprio al Kraus degli ultimi giorni dell'umanità, Karl Kraus è stato inizialmente, cioè è stato, si è imposto moltissimo all'opinione pubblica, culturale della Vienna fin de siècle come formidabile oratore, formidabile tenitore di reading, formidabile lettore di testi in pubblico. Quella della lettura in pubblico di un testo, lettura tra virgolette interpretata, si dice molte volte, ma è un'etichetta che secondo me non rende molto l'idea. Si tratta di recitare. Si tratta di recitare evidenziando o meno un rapporto diretto con la pagina come struttura portante. Vedere un attore che legge in scena può essere mortale nel momento in cui legge e basta, in cui assisti semplicemente l'esercizio che puoi fare tu stando a casa, tra virgolette. Ma vedere un attore che invece recita seguendo un testo, inventandolo in quel momento, un po' seguendolo come i musicisti seguono le loro partiture, no? Fuga ogni equivoco identificativo. L'attore è una cosa, il testo è un'altra, quella che si costruisce nell'incontro tra i due è una mediazione alla cui decodificazione partecipa anche il pubblico, cioè anzi soprattutto il pubblico. Questo dispositivo in cui ogni passaggio è chiaro, esplicitato, ogni artificio è smascherato, a me interessa moltissimo perché credo che contribuisca anche a fornire al pubblico un punto di vista più critico, più autenticamente critico nei confronti del testo, di quello che sta facendo l'attore e dell'operazione in generale. E allora proprio sull'interpretazione che deve a questo punto dare il pubblico, torno sul libro di Urednik e mi domando, ogni generazione di cittadini europei nel corso del tempo ha avuto una sua immagine di Europa che magari è cambiata nel tempo. Io sono un boomer, sono nato alla fine degli anni 50 e la mia idea di Europa allora, insomma allora più tardi, era quella di un braccio di forza, braccio di forza si dice così? Rende molto l'idea. Tra i due schieramenti, tra i due fronti, quello filo occidentale, quello filo sovietico, insomma sempre in un percorso molto, molto pericoloso, siamo a pochi chilometri da quella che fino a qualche decennio fa era la cortina di ferro. Poi col passare degli anni, dei decenni, insomma in me questa immagine d'Europa è diventata piuttosto quella di una anziana signora, una Lady Europe che poteva avere le forme, le facce di una Margaret Thatcher per esempio, o anzi di una Frau Merkel, ecco. Queste sono le mie immagini di Europa. Le tue, che non sei un boomer ma sei un millennial, e quali potrebbero essere? Sto a capire, c'è già chi lamenta.
Io sono andato negli anni 70. Sono in una fanda terra di mezzo, essendo del 79, non sto né di qua. Sei un millennial, basta. Sono in una generazione disperata che vorrebbe essere millennial, ma che ogni volta prende la porta in faccia quando cerca di autodefinirsi tale, dai millennial che invece lo sono. Però, ecco, per esempio, no? Parlando di generazionalità, io appartengo ad una generazione che, fra l'altro, vedo, e sono molto felice di questo, cominciare a prendersi delle responsabilità direzionali. Io sono millennial. Sì, ma proprio per un pelo, Giacomo. Cioè, non puoi dire che sei veramente... Anni, per pochissimi anni. Cioè, sei millennial per dei millesimi, capisci? Ma si vincono i 100 metri alle Olimpiadi per dei millesimi. Mi ha sempre una pronta. Comunque, la mia generazione, proprio in quanto terra di mezzo, noi siamo quelli, io appartengo alla generazione che aveva 10 anni quando è caduto il muro di Berlino, tondi tondi. Quindi la mia immagine di Europa è, per esempio, meno schiacciata sulla Thatcher e un po' più su, per dire, le charts della musica pop della fine degli anni 80. Cioè la mia immagine di Europa iniziale è The Final Countdown degli Europe, che è aberrante se ci pensate da un punto di vista estetico, no? Ma da un punto di vista cognitivo bisogna accettare un poco il portato, no? In cui si è inserito in qualche maniera dall'anagrafe prima ancora che dalla storia. Le prime immagini d'Europa, e ne parlammo molto quando lavorammo su Il Ratto d'Europa ad esempio, ed Europeana fu un detonatore fenomenale in questo, per me sono legate a una cultura pochissima in cui ero immesso, troppo piccolo per cogliere dei nessi di altro tipo, però poi agli Europe si innestano in pandanna immediato le immagini del crollo del muro e della musica ad esempio che venne suonata quella sera, sia delle televisioni sia che proprio lì, mentre la gente abbatteva quello che era ormai a tutti gli effetti un simbolo e basta, diciamo così, non un segno di separazione fisica, ma un simbolo di separazione politica e culturale. Essendo quelli che sono nati, diciamo così, tra un patrimonio ed un altro, quello della... sono esattamente in mezzo, tra questa e quella generazione, te la riconosco, diciamo. La responsabilità in qualche maniera qual è? È quella, come ultimi testimoni del mondo che è cresciuto con la cortina di ferro come abitudine cognitiva proprio. Io mi ricordo che da bambino c'era un al di qua e un al di là molto preciso nelle coordinate dei discorsi dei grandi, no? A cui poi cominciavo a partecipare anch'io. Non perdere, diciamo così, questa eredità in un mondo in cui invece si perde la capacità di riconoscere dove sono i limiti e le demarcazioni, che comunque ci sono in quella che è veramente citata come la marmellata nel testo, ovvero la globalizzazione, la mondializzazione in cui siamo tutti quanti, se non nati, cresciuti. Ha un valore, diciamo così, portare il segno di una, se non capacità, ma fisiologica attitudine a riconoscere le differenze o a testimoniarne l'esistenza passata, lì dove nel passato erano anche violentemente più evidenti. Hai parlato di classifiche musicali, che potrebbero essere la tua idea di Europa. Ti do un'idea per il prossimo spettacolo. Tu prendi tutte le canzoni che nel giorno del tuo compleanno erano in testa alle classifiche, le metti insieme e ne fai uno spettacolo. Le canti, le fai un reading, quello che vuoi. È un botto. Arriva il botto, giuro. Posso dire che in qualche modo qualcosa di questo genere già succede in Europeana, ma non vado oltre, diciamo. Non siamo arrivati al catalogo completo, questo. Okay.